Meghan Markle e il principe Harry sono in visita in Olanda per gli Invictus Games che iniziano questo fine settimana. Pensi che i Sussex dovrebbero venire nel Regno Unito dopo? Vota nel nostro sondaggio. La coppia viaggerà dalla loro casa di Montecito, in California, per i giochi che si svolgeranno dal 16 al 22 aprile. La coppia sarà accolta dal re dei Paesi Bassi Guglielmo Alessandro e dalla regina Maxima nonostante non siano più reali in servizio. Una fonte ha detto a Mail Online che Meghan potrebbe unirsi a Harry sul palco durante la cerimonia di apertura dei giochi. Hanno suggerito che sarebbe stata una grande sorpresa per lanciare l'evento. Hanno continuato, Meghan è entusiasta di viaggiare con Harry per l'evento, che è sicuramente vicino al suo cuore. Secondo ITV, Meghan dovrebbe partecipare all'evento per diversi giorni prima di tornare negli Stati Uniti, dove i loro figli Archie, 2, e Lilibet, dovrebbero rimanere 10 mesi. Ma non è chiaro se Harry farà uno scalo nel Regno Unito prima di tornare in California, i Sussex dovrebbero portare Archie e Lilibet a casa nel Regno Unito. Meghan e Harry si sono trasferiti a Montecito, in California, dopo aver fatto un passo indietro come reali che lavorano nel 2020. Stanno crescendo i loro due figli Archie, 2, e Lilibet, 10 mesi, ma devono ancora visitare il Regno Unito come famiglia. Harry ha precedentemente affermato che era troppo pericoloso per la sua famiglia viaggiare nel Regno Unito. È stato criticato per non essere volato nel Regno Unito per partecipare al servizio funebre del principe Filippo il mese scorso, non è stato fornito alcun motivo per l'assenza pianificata di Meghan e Harry. Ma la decisione è arrivata nel mezzo della battaglia legale in corso di Harry sugli accordi di sicurezza nel Regno Unito. Harry ha visitato il Regno Unito due volte da quando si è trasferito negli Stati Uniti, per partecipare al funerale di suo nonno a Windsor e per svelare la statua della sua defunta madre Diana, principessa del Galles.